ANSA Voice. Il caro energia pesa sulle nostre bollette e sulle nostre tasche. Che cosa possiamo fare? Abbassare la temperatura dei riscaldamenti di qualche grado, spegnere l'accensione stand-by degli elettrodomestici, scongelare il frigorifero per renderlo più efficiente. Sono tutti comportamenti che non costano nulla, ma consentono un buon risparmio. Si può poi acquistare una lampadina LED che richiede una piccola spesa, ma consente anche in questo caso un ulteriore risparmio un po' più forte. Si possono poi affrontare i lavori per isolare termicamente la propria casa. Il costo in questo caso è deciso, ma se uno volesse prendere questa decisione che consente di ridurre la spesa elettrica in maniera ancora più forte, può utilizzare il super bonus del 110% che rimarrà conveniente ancora per quest'anno e poi avrà un décalage. Benvenuti a un nuovo appuntamento con ANSA Voice Economia, che è la rubrica podcast della redazione economica dell'ANSA. Oggi affrontiamo il tema dell'inflazione, del caro prezzi, guardandolo dalla parte degli interventi, grandi e piccoli, che possiamo mettere in atto, che può mettere in atto ciascuno di noi. È il quarto appuntamento con l'economia da sapere, dedicata proprio all'aumento dei prezzi. Dopo aver spiegato come nasce l'inflazione, come si misura e come le banche centrali cercano di arginarla, è ora la volta di sapere quello che possiamo fare noi, sì, proprio noi direttamente. Io sono Corrado Chiominto, il responsabile della redazione economica, e vi faccio dare consigli pratici da un esperto dell'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Si tratta di comportamenti facili da attuare che serviranno a contenere l'aumento dei costi delle materie prime sulle nostre bollette. Avete letto sicuramente i vademecum messi a punto da diversi giornali, ma se continuerete ad ascoltare questo podcast troverete consigli che sicuramente non avete avuto da altri, semplici e pratici. Comincio subito. Lo spunto per parlare di quel che possiamo fare noi per ridurre i consumi mi è venuto dopo essere intervenuto sul problema delle bollette ad uno mattina in famiglia. Nei corridoi della RAI mi sono fermata a chiacchierare con il colonnello Francesco Laurenzi, è il simpaticissimo meteorologo che nascosto dietro i baffi e al papillon ci racconta del tempo, tentando talvolta di appassionarci anche con piccoli esperimenti di fisica. Mi ha detto, parliamo tanto di bollette costose e certo ora con l'estate ce ne saremo accorti anche un po' di meno, ma quando arriverà l'inverno potremmo fare tanto se non seguissimo la moda. Non capisco, gli ho detto, ma dai, mi ha risposto, potremmo abbassare la temperatura dei riscaldamenti a casa se solo invece di andare in giro un po' troppo sbracciati seguissimo il consiglio che ci davano le nostre mamme. Qual è? È semplice, metti la canottiera. Metti la canottiera, no! Ad arredo all'oro metto anche la banchera. Andamento strambo, questa è l'epoca di Rambo. Lui non ha la canottiera, tutta al blu la mette nero pure blu. Metti la canottiera è un classico dello Zecchino d'Oro, ma ci ricorda come cambiano e come sono cambiati i costumi e i comportamenti, talvolta non diventando più virtuosi. Ecco che diventa strategico avere un approccio concreto e pratico. L'indicazione a ridurre la temperatura dei riscaldamenti casalinghi e delle imprese è arrivata anche dalla Commissione europea. E poi, questa cosa è prevista anche dal piano per fronteggiare l'emergenza messo a punto dal governo italiano che, se la carenza di gas dovesse aumentare, chiederà ai cittadini di limitare i consumi domestici, partendo dai riscaldamenti. Ci ha cominciato a ragionare anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Anche la giornalista Milena Gabanelli ha sollecitato sul tema coloro che la seguono sui canali social. E l'ha fatto con il suo stile che la vede da qualche anno lavorare le informazioni anche attraverso i dati reali. Riduzione di un grado dei riscaldamenti, attenzione alle luci di casa, usare la lavatrice a pieno carico o lavare i piatti a mano, ha scritto, consente di risparmiare un kilowatt al giorno, che per 30 milioni di famiglie significa 30 milioni di kilowattora, 1,5 metri cubi di gas l'anno. Certo, ha aggiunto,
rispetto ai 28 milioni di metri cubi importati dalla Russia sono poca cosa, ma è un inizio e una presa di posizione collettiva. Io ho iniziato, ha aggiunto. Un importante vademecum su come risparmiare l'ha messo a punto l'ENEA, che è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Ne abbiamo parlato con il loro esperto di efficienza energetica, Nicolandrea Calabrese, e abbiamo scelto di farlo passando dai comportamenti a costo zero per arrivare alle scelte che invece richiedono un piccolo investimento o un più serio impatto sulle nostre finanze. Iniziamo dagli interventi a costo zero e chiediamo: come si può ridurre il consumo di elettricità senza affrontare le spese? Iniziamo con lo spegnere gli standby. Infatti quelle che sembrano innocue lucine possono pesare fino al 10% della bolletta se lasciate accese durante tutto il tempo. Un televisore in standby, ma anche un lettore DVD, un decoder, uno stereo o un computer, se non è utilizzato, conviene spegnere tutto. Come si può fare? Utilizzare ciabatte intelligenti standby stop, che rilevano quando l'assorbimento di corrente dal dispositivo collegato scende a un livello basso, pari a quello dello standby, e interrompe quindi completamente l'alimentazione elettrica. Sbrinare regolarmente frigoriferi e congelatori. Un frigorifero sbrinato ha un'efficienza energetica maggiore e se invece accumula troppo ghiaccio i consumi corrono. Se inoltre il frigorifero è vicino al forno e in una stanza molto calda, consuma fino a un 10% in più. Il suggerimento è dunque quello di posizionare adeguatamente i frigoriferi e i congelatori. Un'altra cosa, non lasciare la luce accesa inutilmente. Durante la sera è bene tenere accesa in casa solo la luce della stanza che si sta occupando e man mano che si sposta all'interno dell'abitazione è sempre buona abitudine spegnere la luce e tutti gli apparecchi elettronici che si stavano utilizzando. Ecco, io non conoscevo che esistessero ciabatte intelligenti standby stop e sicuramente vado a controllare il mio congelatore per vedere se il ghiaccio rende meno efficiente il consumo. Ma a preoccupare in questo periodo è soprattutto il costo del riscaldamento. Su questo cosa ci può dire? Attenzione anche ai piccoli gesti come schermare le finestre durante le ore notturne con persiane, tapparelle, tende per ridurre la dispersione di calore. Ricambiare l'aria degli ambienti aprendo le finestre in inverno, ma facendolo nelle ore centrali della giornata e soprattutto quando l'impianto di riscaldamento è spento. Avere poi in casa temperature estive nella stagione più fredda è uno spreco, e inoltre l'aria calda e secca nuoce alla salute. Ogni grado in meno d'inverno fa risparmiare dal 5 al 10% sui consumi di combustibile. Un'altra cosa importante è attenzione ai panni stesi ad asciugare sul termosifone o il divano davanti al termosifone. In caso di installazione di tapparelle è bene andare a verificare che i cassonetti siano ben coibentati in modo da evitare infiltrazioni d'aria che possono alterare il comfort della casa. Ridurre il consumo di acqua calda, preferire la doccia al bagno. Considerate che ogni anno una famiglia in media di 4 persone spende circa 315 euro all'anno di gas metano per fare acqua calda sanitaria. Facciamo la doccia e ci bagniamo, chiudiamo l'acqua, ci insaponiamo e poi ci risciacquiamo. Negli ambienti dove è presente sia il termosifone alimentato dalla caldaia a gas, sia una pompa di calore a parete, nelle giornate più calde, quando all'esterno non ho temperature inferiori ai 2-3 gradi, preferire l'utilizzo della pompa di calore, perché è una macchina termica più efficiente. Lo ripeto, un grado in meno dei riscaldamenti fa risparmiare tra il 5 e il 10% di consumi. Ma sicuramente da controllare sono anche che non ci siano impedimenti davanti ai caloriferi. Ci sono invece piccole spese che ci potrebbero portare i buoni risparmi, con un vantaggio per le nostre tasche e per l'ambiente. Quali sono, ce lo può dire? Fra le mosse più efficaci per tagliare i consumi possiamo suggerire anche delle strumentazioni sulle quali investire. Sicuramente lampadine a LED rispetto alle lampade a incandescenza. Con questo tipo di lampadine riusciamo a ottenere un risparmio energetico anche dell'85%. Gli elettrodomestici, scegliamo quelli di classe energetica elevata. Se abbiamo una lavatrice, un'asciugatrice, una lavastoviglie o un forno di classe energetica elevata rispetto a quelle di classe energetica ultima, quelle di classe G, ci consentono di ottenere un risparmio energetico che può arrivare al 40%. Altre soluzioni taglia spese riguardano il tipo di caldaia, quindi preferire la caldaia a condensazione rispetto a una caldaia tradizionale. In un appartamento di circa 130 metri quadri abbiamo monitorato un risparmio di circa il 22% di gas metano rispetto a una caldaia invece tradizionale. Sui termosifoni installiamo le valvole termostatiche. Queste apparecchiature servono a regolare il flusso dell'acqua calda nei termosifoni e consentono di non superare negli ambienti dove sono installate la temperatura media dell'intero
appartamento. Consentono di ottenere un risparmio di circa il 13% del consumo di gas metano. E in ultimo il sistema di regolazione. Il sistema di regolazione è fondamentale, un sistema evoluto di regolazione che accende e spegne la caldaia, gestisce la regolazione della temperatura dei vari ambienti serviti in programmazione oraria, giornaliera, settimanale, ci consente di ottenere un risparmio fino al 20% del consumo di gas metano. Insomma, le cose da fare per risparmiare non mancano, ma c'è anche la possibilità di fare lavori più impegnativi, visto che ora col superbonus lo sconto è tale che può arrivare completamente a coprire la spesa. Il primo obiettivo per risparmiare energia è sicuramente non disperdere in maniera ingiustificata l'energia e quindi fare dei lavori in una casa che sia monofamiliare, che sia un condominio, per migliorarne la coibentazione dell'abitazione. Questo è un passo molto importante perché riduce significativamente il fabbisogno energetico. La realizzazione di un isolamento termico a cappotto dell'involucro e in particolare la coibentazione della copertura riducono le dispersioni del 40-50%. Un'altra cosa importantissima è sostituire i vecchi serramenti utilizzando serramenti a doppi vetri. In ultimo, realizzare impianti di rigenerazione ad energia rinnovabile. Dobbiamo autoprodurci quello che consumiamo, quindi impianti fotovoltaici per produrre la corrente che consumiamo, impianto solare termico per produrre l'acqua calda sanitaria che utilizziamo nei servizi igienici. Questi due sistemi, se combinati bene tra loro, possono permettere alle abitazioni di essere completamente indipendenti dalle forniture esterne di corrente elettrica e di altri combustibili e quindi di non risentire delle variazioni di costo dei vettori energetici. Fondamentale per raggiungere un grado elevato di efficienza energetica è fare il check-up dell'immobile, quella che noi chiamiamo la diagnosi energetica, per capire su quale di tutti questi punti intervenire e soprattutto fare sempre, periodicamente, la manutenzione degli impianti. Grazie dottor Calabrese, ci ha dato molti consigli, dalle prese per spegnere gli stand-by ai pannelli solari per autoprodursi l'energia elettrica. Il prezzo di luce e gas sale, ma non bisogna arrendersi e anche noi, con i nostri comportamenti e con le nostre scelte, abbiamo la possibilità di alleggerire la nostra bolletta. Un modo, come dice la Gabanelli, per reagire anche ad una guerra che provoca vittime con carri armati e missili, ma che ha anche un forte impatto economico su tutti noi. Ecco allora perché chiudo il podcast con un ritornello di una canzone pacifista che parla della forza del sole contro la guerra.